Innanzitutto non è la regione che l'ha fatta chiudere, ma è stato il comune di Lucera che ha chiesto la chiusura nell'ultima conferenza dei servizi dopo aver verificato che le prescrizioni che erano state imposte nell'AIA non erano rispettate, e quindi abbiamo chiesto prima una verifica all'ARPA e alla provincia a che quelle condizioni per verificare se venivano rispettate. Una volta che abbiamo appurato che queste non venivano rispettate, abbiamo chiesto la chiusura, quindi la regione si sarebbe ben guardata da chiedere quello, perché insomma è in crisi oggi la regione. Il comune di Lucera conferiva a Deliceto invece, poi è stata obbligata a conferire presso Mary Genera, ma è durato forse 20 giorni. Oggi conferiamo dei codauni a Cerignola, che è una stazione di stoccaggio, poi parte verso il nord, e abbiamo avuto una triplicazione anche più dei costi, quasi una quadruplicazione dei costi a causa, diciamo, della mancanza di impianti nella nostra regione, nelle nostre zone. Ecco, sempre la regione pare, sempre da fonti ufficiali, che sia disponibile anche a dare un contributo ai comuni che dovranno portare via questa situazione, questa immondizia. Il comune di Lucera? Beh, è tra quelli che spendono di più, e quindi speriamo che anche a noi venga, anzi non speriamo, sicuramente dovessero riconoscere agli altri comuni, lo riconosceranno sicuramente anche a noi, ma sicuramente non sarà, come dire, sufficiente a coprire l'aumento, perché noi pagavamo 66 euro a tonnellata a Deliceto e adesso siamo intorno ai 200 euro a tonnellata. Qualche aumento? Io spero di no. Finora non l'abbiamo. Siamo riusciti a contenere, come dire, l'aumento dei costi. Parti dal presupposto che anche per quanto riguarda l'indifferenziato che noi portavamo in discarica, quando siamo arrivati noi nel 2014, il costo di conferimento in discarica, che chiaramente non dipende da noi perché è indipendente dalla nostra volontà, era di 84 euro a tonnellata, e adesso siamo ad oltre 180 euro a tonnellata. Però il comune di Lucera è uno dei pochi comuni della provincia, se non d'Italia, che negli scorsi 5 anni non ha aumentato di un solo centesimo di euro le tariffe. Però è chiaro che se i costi continuano ad aumentare sarà difficile non.